l'esplosione del Jacker si è sentito con chiarezza, ed è un po' quello che ci raccontava Marco Ruzzoni, cioè la richiesta da parte di Gattuso a Bonaventura di farsi trovare pronto, di prendere per mano la squadra, di cercare l'iniziativa per aiutare il possesso palla rossonera, da sempre Suso. Sì, questo è il fallo di Bonaventura, alla fine allarga la traiettoria di tensione e Polezzi, era già stato messo il fallo. Sì, perché Di Lorenzo comunque che ha la posizione iniziale, quindi Bonaventura va a ostacolare. Al di là del gol, in questo momento Molina manca la tranquillità nella giocata, la giocata semplice, comunque la marcatura, uomo asfissiante di Traoré toglie un palleggiatore importante alla gioia di Mina. Mina pronto per la rimessa laterale. Mina, che come avete sentito nelle partite, non ha mai perso ad Empoli in 12 precedenti, 6 vittorie e 6 pareggi. Empoli ha vinto 3 volte nella storia in Serie A in 24 sfide contro il Milan, con 14 vittorie rossonere, 7 pareggi, ma le 3 vittorie toscane sono arrivate tutte a San Siro. E tra l'altro l'ultimo incrocio tra le due squadre nella partita del 2017, prima della retrocessione dei toscani, prontamente tornato poi in A l'anno successivo, quindi proprio con la vittoria toscana a San Siro, del 2-1. Bonaventura messo giù dall'intervento di Benassea, calcio di punizione del Milan. Calabria prova lo spunto, che sì, cambia tutto verso Çalhanoğlu, possibilità per uno contro uno, ancora Çalhanoğlu chiuso, potrà ripartire Lempoli, intervento irregolare col buon lavoro da parte di Benassera, dunque il calcio di punizione delle Toscane. Sì, questo cambio di gioco che va a permettere a Çalhanoğlu di giocare uno contro uno, aspettava probabilmente la sovrapposizione di Laxalt, invece gli è passato davanti, quindi poi portandogli l'uomo ha intasato la zona e non ha permesso la giocata a Çalhanoğlu. Le strategie, le indicazioni, i turbamenti di Andrea Zoli, Federica Zetti. In questo momento si sta concentrando su Capezzi, gli ha chiesto di rimanere incollato già con Bonaventura, di giocare prima e di non fare mai retropassaggio verso la difesa. Eh sì, perché proprio da un errore in fase di disimpegno per gol del Milan, in generale insomma la sensazione è che Lempoli si sente un po' quando prova troppo a ragionare e a manovrare, come in questo caso è abbastanza fortuito qui l'equivoco. Lempoli non è una squadra di palleggio, no, è una squadra di verticalizzazione, di prima giocata la prima idea è andare a cercare, ma quando la prendo forse è che fanno movimenti in profondità, nel momento che invece la fai palleggiare e escono probabilmente dei movimenti proprio tecnici. Silvestre appoggiato verso Maglie, quindi Benassera verticalmente, non è una cattiva idea, deve scalare Calabria, posizione molto interessante, c'è la sovrapposizione, che sarà il tocco dentro a cercare la Gubina che tende chiuso, ma tutto fermo, la Gubina ha avuto il colore blu, è stato bravo Romagnolo, non si è staccato, l'ha seguito fino alla fine, nel momento che la Gubina si coordina per andare a calciare, lui è in anticipo, palla fuori, vediamo. Siamo solamente regolare qui. Non si capisce cos'è, no? Cosa abbia fischiato? Si capisce veramente la sovrapposizione di Benzini.